Immagina di avere 20 anni e di essere lontano da casa. Fin qui è facile. Immagina però di essere in guerra da anni. Ora tocca a te difendere la patria. È la seconda guerra mondiale, ci sei anche tu a combattere. Dall'altra parte giovani come te, inglesi e americani, ai quali l'Italia fascista ha dichiarato guerra. Finché un giorno l'armistizio rimescola le carte e l'Italia si arrende. Tu pensi che la guerra sia finita, si torna a casa. Più difficile da immaginare, ma gli ex alleati, i tedeschi, te lo impediscono. Ti chiedi che succede? Quando torno a casa? Risposte? Nessuna. I tedeschi dicono, non è vero, ci torni a casa, basta salire sui nostri vagoni, però devi consegnare le armi, se non lo fai verrai ucciso. È inutile illudersi, sei prigioniero. Ora i tedeschi ti chiedono di continuare a combattere, aderendo al nazismo e al nuovo regime fascista repubblicano. Molti ufficiali scelgono la prigionia, mai con nazisti e fascisti, mai tradire il re che intanto è fuggito a sud. Altri, pochi, passano con i tedeschi e ti abbandonano nelle loro mani. E tu che fai? Sei solo un ragazzo. Ma senti che i tuoi valori non sono quelli del nazifascismo. E quindi non aderisci e non combatti. Scegli la prigionia, costi quel che costi, anche la vita. Difficile immaginare qualcosa di peggio, vero? Eppure, non appena sali su quei vagoni, il peggio semplicemente inizia. Sarai disarmato, deportato, esposto ad una violenza che non avrai modo di controllare. Prigioniero di guerra? No. Sarai chiamato internato militare e quindi non avrai nessuna assistenza dalla Croce Rossa Internazionale. Ma tu continuerai a dire no al nazifascismo, no alla guerra. Come uno schiavo, armato solo della sua dignità. Costretto al lavoro, alla fame, al freddo, alla violenza. Se pensi che sia solo un'immaginazione, allora devi ascoltare questa storia. Quella della resistenza senza armi. Una storia accaduta dopo l'8 settembre 1943 a centinaia di migliaia di giovani come te. È una storia fatta di tanti no. Ognuno ha un valore da portare con sé, adesso e per sempre. Scegliere quale educazione dare ai tuoi figli. Hanno approvato le leggi fascistissime, una sola educazione, un solo partito, per tutti. Inizia la dittatura di Benito Mussolini, primo ministro dall'ottobre del 1922. Il suo è un regime che non sceglie di fare la guerra perché deve, ma perché la vuole. La pace è scritto nella dottrina del fascismo. È decadenza. E solo la guerra imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Per il fascismo la tendenza all'impero, cioè all'espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità. E questo implica due aspetti. Il primo è che fascismo non è solo seconda guerra mondiale. Armi, sangue, sete d'impero si consumano già nel biennio 35-36 in Etiopia, con tanto di gas asfissianti proibiti dalle convenzioni internazionali, e subito dopo nella guerra di Spagna, a sostegno di Francisco Franco. La seconda è che fascismo vuol dire guerra.
È un mito alimentato per formare fin da piccoli i nostri soldati, per consacrarli alle armi. Eppure, dopo aver sperimentato la guerra, molti di quei soldati rinunceranno alla vita pur di dire no a ciò che la nega. No, l'Italia non è pronta. Non è pronta negli armamenti, negli uomini. Si è già dissanguata in due guerre. Ma Hitler sta vincendo. La non belligeranza rischia di farci perdere anche le briciole del bottino. E così, dopo il patto d'acciaio del 39 con Hitler, gli italiani vengono trascinati in qualcosa di più grande di loro. Ma nell'unico modo possibile. Male. Tre anni dopo, il 10 luglio del 43, gli anglo-americani sbarcano in Sicilia. La guerra è praticamente persa. Tempo 15 giorni e dopo il pronunciamento del Gran Consiglio del Fascismo, il re fa arrestare Mussolini e affida il governo al generale Badoglio. Badoglio, mentre rassicura i tedeschi che l'Italia continuerà la guerra al loro fianco, tratta di nascosto la resa con gli alleati. E di tutto questo i militari sanno meno di niente. L'armistizio viene firmato il 3 a Cassibile, ma pronunciato solo l'8 settembre. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Nemmeno il coraggio di dire che bisogna difendersi dai tedeschi, che non accettano la resa degli italiani. L'esercito è nel caos. Ogni comando decide per sé, non arrivano ordini dall'alto e i militari non sanno che fare. I tedeschi invece lo sanno benissimo, sono pronti ad occupare l'Italia. Un'Italia senza testa. Il re, Badoglio e il comando supremo fuggono a Brindisi. E i tedeschi non la prendono bene. Albert Kesselring, feldmaresciallo della Wehrmacht. Il governo italiano ha commesso il più infame dei tradimenti. Le truppe italiane dovranno essere invitate a proseguire la guerra al nostro fianco, altrimenti non vi è clemenza per i traditori. Detto, fatto. Gli italiani che resistono a Roma e in tanti episodi in Italia o nelle isole greche di Cefalonia, Corfù, Rodi, Lero, Kos, cadono come foglie. E poi ci sono loro, 800.000 giovani sparsi per l'Europa, dalla Provenza all'Albania, dalla Grecia a Creta. Si consegnano disarmati ai nazisti, che chiedono loro di combattere. Ma resistono, non aderiscono al nazismo e al fascismo di Salvo. Chi per dignità? Chi per rancore verso i tedeschi, chi per fedeltà al re. Questi giovani, cresciuti nel e dal pensiero unico del fascismo, dicono no a quei regimi che fanno della guerra e del razzismo la propria ideologia. La loro resistenza strenua e ripetuta li condurrà negli Stalag e negli Hoflag, cioè i lager per soldati e per ufficiali, accolti dal disprezzo e dagli insulti della popolazione tedesca. Inizia così la resistenza senza armi di quelli che il 20 settembre 1943 Hitler definirà, senza diritto di replica, IMI, internati militari italiani. Una pagina che sembra assurda e invece è storia. No, internato militare non vuol dire prigioniero di guerra. Non gode degli stessi diritti. In pratica non ha diritti. Perché? Perché l'internato non riconosce l'unica Italia possibile per i nazisti, la Repubblica di Salò.
E perché fa sempre comodo avere fra le mani una categoria di prigionieri non protetta dalla Convenzione di Ginevra. E quindi zero esenzioni, zero tutele. Gli IMI possono essere sfruttati a piacimento. I soldati e i sottufficiali, deportati nei territori del Terzo Reich, devono lavorare a sostegno dello sforzo bellico al posto dei tedeschi al fronte, chi nelle miniere, chi nelle industrie, i più fortunati nelle campagne. Tirano come bestie, fino a 14 ore al giorno. Una sbobba di acqua sporca con bucce di patate e rape per maiali, pane di segatura, un pezzetto di margarina, questo è il cibo quotidiano. Razione che per decreto nazista verrà messa in rapporto alla resa lavorativa. E il 40% di loro si ammala di tubercolosi. Gli ufficiali non sono costretti da subito al lavoro, si cerca di spingerli all'adesione volontaria servendosi del ricatto della fame. Vengono vessati in ogni modo, trasportati in carri bestiali come soldati e come loro trattati da animali, soggetti all'arbitrio delle sentinelle anche a costo della vita. Costretti al freddo e alla fame, in baracche fatiscenti, zeppe di cimici e pidocchi. E gli aiuti? A livello internazionale, nessuno, perché non li considerano prigionieri di guerra. Allora la Croce Rossa italiana fa da tramite con le famiglie. La vita degli internati è appesa ai pacchi inviati da casa, sperando che arrivino assieme alle preghiere. Ma per quelli del sud, nulla può arrivare perché le loro famiglie sono al di là del fronte. Eppure, tra soldati e ufficiali, ben 630.000 non cederanno alle ripetute richieste di adesione, con queste conseguenze. 416 morti a Dora-Mittelbau, la famigerata fabbrica delle V1 e delle V2. 130 impiccati a Hildesheim. 900 morti nel lazzaretto di Zeitheim. 740 di tubercolosi a Füllen. 730 a Dortmund. 127 fucilati a Treuenbrixen. 78 a Kassel. E potremo continuare. Verso la fine della guerra, alcuni di loro, come i generali rinchiusi nel lager di Schokland in Polonia, sono costretti alle marce della morte, 500 km a piedi verso Berlino. Chi non ce la fa, viene fucilato sul posto. Altri muoiono sotto i bombardamenti alleati, mentre sono costretti a spalare macerie o chiusi all'interno delle fabbriche. Alla fine dei conti, saranno più di 50.000 le vittime tra gli IMI. No, la notizia in Italia non arriva per com'è. C'è un filtro, che è quello della propaganda fascista. Dalle cronache dei giornali partono saluti affettuosi da parte dei soldati dislocati in Germania. Si minimizza. Si cerca di rassicurare le famiglie con parole che i loro cari non hanno mai detto né scritto e che soprattutto non descrivono la tremenda realtà. Tanto che c'è chi scrive al marito internato: sappiamo che sei in Polonia, divertiti pure, ma ricordati che hai una famiglia. Divertiti. La situazione degli internati è ben diversa. Rientrano in patria dai lager, dei treni di moribondi, e un internato scrive alla madre: mamma cara, non posso assicurarti che tornerò in Italia, ma lo spero presto. In questa spedizione mandano quelli che pesano 35 kg. Io ne peso 40. Dico, 40. Mamma, ti prego, piuttosto che mio fratello Antonio si presenti sotto questi assassini, che tu lo crocifica. Vengono sospesi i rientri in patria dei moribondi. Fanno una cattiva impressione sull'opinione pubblica e si cerca di negare l'evidenza con quelle che oggi chiamiamo fake news, una falsità dopo l'altra.
fino alla successiva beffa del 20 luglio 1944, la cosiddetta civilizzazione. Con un accordo fra Hitler e Mussolini, circa 500.000 di internati passa allo status di lavoratore civile. Un'altra definizione imposta, un altro no da parte degli inni. E all'ennesimo rifiuto i nazisti decidono di applicare d'ufficio la nuova condizione. Il lavoro è lo stesso di prima, anzi dura di più, e da gennaio 45 è obbligatorio anche per gli ufficiali. In teoria stessi benefici di chi va per lavoro in Germania, come se fossero gli inni a cercarselo lì. In pratica decide il Duce, per ottenere consenso e garantire dei lavoratori più efficienti al Terzo Reich, ma guai a farli rientrare in Italia. Mussolini infatti teme che una volta rientrati gli inni possano unirsi ai partigiani. Però qualcosa per loro bisogna pur fare, e allora qualche rancio in più, qualche misero straccio in più, alcuni cancelli dei lager che si aprono e soprattutto un nuovo colpo messo a segno dalla propaganda fascista. Niente più internati, ora solo lavoratori civili, controllati dalla Gestapo, soggetti al coprifuoco, pagati 120 marchi al mese per 72 ore di lavoro settimanali. E del resto bisogna pure applicare le trattenute per vitto e alloggio nei lager. D'altronde, le cronache fasciste mica potevano scrivere schiavitù salariata. No, la fine della guerra non porta il sereno. Con la sconfitta ormai certa della Germania e l'arrivo degli alleati, quella che per tanti è una liberazione, per gli ex internati è un'ultima beffa, che li terrà ancora per mesi o più a lungo nei campi. Ci trattano come sbandati, scrive un internato il 5 maggio. Non hanno capito il nostro sacrificio e le ragioni del nostro agire.